Carissimi amici e carissime amiche di Cusano Italia TV e benvenuti a Pop in Giro per te. Io sono Manuela Poedomani e quest'oggi non sono tornata indietro nel tempo all'inverno, ma siamo a Ovindoli, un bellissimo borgo a 1375 metri di altitudine incastonato tra le montagne abruzzesi che vanta una bellissima e affascinante storia. Ovindoli infatti è conosciuta principalmente per la presenza del Monte Magnola, che ogni anno fa venire qui migliaia di visitatori sia in inverno che in estate. In inverno soprattutto per sciare, mentre in estate per fare delle bellissime escursioni sia in bici che a piedi. Ma cosa faremo quest'oggi? Andremo alla scoperta del bellissimo e suggestivo Parco Naturale Regionale Sirente Velino. Difatti Ovindoli è una località che si trova al suo interno nel cosiddetto altopiano delle Rocche, un territorio circondato quasi interamente dai rilievi dell'Appennino. Ovviamente non mancherà tutta la parte enogastronomica e territoriale, ma come sempre partiamo dalla storia della città. Andiamo! Molto probabilmente il primo nucleo abitativo di Ovindoli si costituì in epoca romana, intorno alla torre e alla fortificazione di epoca romanica, in difesa del passaggio verso l'area vestiva e l'altopiano delle Rocche. Il paese di Ovindoli quindi ha avuto sicuramente fin dai tempi antichi una funzione difensiva e di guardia, favorita dalla sua privilegiata posizione geografica. Infatti l'antico castello Marso, risalente tra il XII e il XIV secolo, insieme con quello vicino di Rovere, ebbe sempre nel corso dei secoli un ruolo di grande rilevanza strategica, anche quando la sviluppata economia pastorale lo trasformò in un luogo di transito e di sosta della transumanza. Sull'origine del nome alcuni studiosi favoriscono l'ipotesi che derivi da Obinolum, con derivazione da Ovis, per via dell'attività pastorale che qui si è sempre svolta sin dall'antichità. Altri storici invece collegano il nome alla parola ovatio, inteso come trionfo dei marsi ed ovazione per coloro che vennero ritenuti capaci e meritevoli. E adesso con un grado del nostro meraviglioso Abruzzo, ma anche con questo sole che speriamo regga tutto il giorno, siamo pronti a rientrare nel vivo del nostro POV in giro per te. A Ovindoli, andiamo! La nostra attività principale qui a Ovindoli, vi presento subito il direttore del Parco Sirente Velino, lui è Iginio. Ciao Iginio, come stai? Grazie mille per questa ospitalità nel tuo territorio, perché tu sei appunto un cittadino di Ovindoli, sei nato qui in queste montagne e adesso dal 2019 sei proprio il direttore di questo meraviglioso parco. Diciamo fondamentalmente io dal 1994 mi sono occupato sempre di ambiente, io sono agronomo e ero il responsabile del Centro per lo Studio dei Suoli, Ambiente e Paesaggio abruzzese, che faceva capo all'Agenzia Regionale dei Servizi di Sviluppo Agricolo.
Dopodiché, come sempre succede anche in Italia, nelle evoluzioni politiche si decise che questa agenzia doveva essere soppressa e siamo transitati in regione e sono diventato responsabile dell'ufficio riserve, parchi e riserve della regione Abruzzo e da lì sono stato nominato prima commissario del parco con poteri anche direzionali. Poi quando si è ricostituita la governance nel 2021 i sindaci, il presidente della regione, l'assessore della regione hanno pensato che io avessi le competenze e le capacità per essere direttore, essendo iscritto nell'albo dei direttori dei parchi nazionali d'Italia. E raccontiamo un pochino di questo parco, parco naturale regionale Sirente Velino, regionale anche se di regionale non ha niente praticamente. È un parco regionale perché la legge istitutiva delle aree protette in Italia, la 394 del 91, prevedeva una distinzione, cioè la possibilità di istituire parchi nazionali o anche parchi regionali. Quindi la Regione Abruzzo ha istituito in accordo, cioè il Ministero ha istituito in accordo con la Regione Abruzzo tre parchi nazionali, il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, che è il più antico, ha fatto 100 anni insieme con il Parco del Gran Paradiso, il Parco della Maiella e il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, e con la sua legge regionale, la legge guardia delle aree protette, la 38 del 96, ha istituito il Parco Regionale Sirente Velino, che già era riserva comunque nazionale per alcuni biotopi di grande interesse, nel 1989 e con la stessa legge 25 riserve regionali all'interno della regione Abruzzo a tutelare un patrimonio ambientale e naturalistico di grandissima importanza, tant'è che l'Abruzzo percentualmente in Europa è la regione che ha più aree protette d'Europa, appunto, in percentuale alla superficie. Qui arriviamo intorno al 40% tra aree protette e siti Natura 2000, siti di interesse comunitario, cioè zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale degli uccelli. Ma ci sono appunto anche altre particolarità del perché questo parco è così importante, oltre alla sua grandezza e anche il fatto che ogni anno attira moltissimi visitatori questo parco proprio. Assolutamente, se noi lo contestualizziamo diciamo da un punto di vista geografico, il parco è tutto in provincia dell'Aquila, comprende 22 comuni, si estende per 54.360 ettari con tre aree geografiche di rilevanza: l'area marsicana, l'altopiano delle Rocche, e qui siamo all'interno dell'altopiano delle Rocche a Ovindoli verso la strada che va sul Monte Sirente, e la parte della media Valle dell'Aterno e della Valle Subequana. Come ti dicevo in macchina, popolo marzo, popolo equo e popolo vestino, e con anche una contaminazione dei popoli sicoli, esatto. E a fare veramente un mix interessante. Anche come identità storica proprio di queste popolazioni. Prima di continuare il nostro viaggio verso questa, come possiamo definirla, questa salita, io vedo che qua sia a destra che a sinistra abbiamo due spettacoli naturali. Raccontiamo prima di ciò che troviamo alla nostra destra. Raccontaci un po' di queste gole meravigliose. Beh, le gole di Celano geologicamente, ma di Aielli Celano da un punto di vista amministrativo, è una forra, okay, che esatto, partendo da Ovindoli arriva a Celano attraverso una faglia, quindi questa spaccatura che tu vedi, che è una faglia geologica dove si è innestato un torrente, un rio con caratteristiche torrentizie, che ha inciso le pareti in maniera profonda, e il rio, la foce appunto, che va a scaricare verso la piana del Fucino, di cui si vedono quei campi che tu vedi disegnati con varie colorazioni. È una camminata anche con dei suoi rischi, come tutti i sentieri di montagna, però veramente bella, veramente affascinante, con una natura anche particolare, perché al di sotto ci sono delle condizioni
fitoclimatiche un po' diverse, nonostante l'altezza in cui siamo. È una cosa fattibile e attira migliaia di visitatori ogni estate. Anno. Apriamo il 1° maggio e si chiude il 31 di ottobre, condizioni ambientali permettendo. Ok, ovviamente perché appunto qua siamo in montagna, tutto può succedere. Infatti in questo caso qua è successo qualcosa che ha creato però questo splendore, perché sembra fatto apposta, sembra fatto artificialmente, ma in realtà è naturalmente. Sì, questo è una cosa che diciamo è una manifestazione che vediamo spesso anche negli altri versanti, nei versanti ripidi, una nevicata particolarmente copiosa verso la fine della stagione con neve pesante, è partita una slavina e ha sradicato una parte di bosco ed è finita giù nel canyon, creando però questo corridoio suggestivo che sembrerebbe fatto da un taglio manuale, da un taglio dell'uomo, invece è assolutamente una manifestazione della natura. Io mi sono accorta prima che in ogni sentiero ci sono queste piccole avvertenze che avete creato voi proprio per aiutare anche chi viene qua a visitare il parco sui vari pericoli, i vari rischi che ci possono essere, che possono incontrare nel loro cammino, giusto? È giustissimo. Tra le varie attività di turismo esperienziale, diciamo, chiamiamolo così, chiaramente la parte di trekking e sentieristica la fa da padrone. Noi all'interno del territorio del parco abbiamo una rete di itinerari sentieristici che promuoviamo insieme con i comuni, in questo caso da fruire senza copertura nevosa, perché attenti con la neve non si vedono più gli itinerari sentieristici, di ben 460 km. Noi alla partenza di ogni sentiero abbiamo messo un totem che dà le caratteristiche descrittive, chiaramente è presente anche un QR code che ti fa collegare al sito del parco dove trovi informazioni più esaustive, ma soprattutto richiama sul fatto che in montagna il rischio non è assente, è sempre presente. Il timore e quindi il fatto di essere cosciente del pericolo ti può salvare la pelle e quindi ti fa vedere le previsioni, la traccia, quanto è il dislivello, sono allenato per fare questo, sì, no, c'ho le scarpe adatte per farlo, sì, no, c'ho dietro un antidolorifico che sembrerebbe, cioè se tu vai in montagna e ti viene una slogatura alla caviglia non è che sei con città. Per riscendere, casomai, se ti porti un antidolorifico riesci comunque a scendere giù, o la coperta termica che pesa 5 grammi, che ti può salvare sia dal caldo che dal freddo, che è quel telo che fanno vedere luccicante negli sbarchi dei migranti che gli mettono sempre addosso. Alcune piccole precauzioni che ti servono per, oltre ad avere una cartografia, una mappa con l'itinerario oppure una mappa digitale, ormai con tutte le applicazioni e le app che ci sono. Noi come siamo vestiti quest'oggi? Benissimo, perfetti? Benissimo, allora possiamo continuare? Allora continuiamo il nostro viaggio. Io e Gino ci siamo spostati a 2000 metri, infatti qua fa abbastanza freddino, però siamo fortunatissimi perché, come dicevamo, appunto c'è la neve, non è artificiale, diciamolo, non è neve artificiale, è neve super fresca, ancora se si tocca appunto si sente che ha nevicato proprio ieri, se non sbaglio, vero? Ha iniziato a nevicare dalle 5 del ieri pomeriggio, poi un po' durante la notte, poi è venuto il cielo stellato e quindi hai potuto godere perché l'ha mantenuta, perché stamattina faceva meno 3. Sì, l'abbiamo sentito, ma lo sentiamo anche adesso. Ma qua qui nel tempo com'è? Nel senso che anche nei periodi un po' più estivi come luglio, agosto, fa comunque freschino, bisogna mettersi la giacchina per dire. La sera sicuramente, la sera possono esserci 3 o 4 giorni che poi sfoggiare il pantaloncino corto e la maglietta a mezze maniche, però il giorno arriviamo anche a temperature gradevoli.
non serve l'aria condizionata. Perfetto. Qua è naturale, l'aria condizionata è naturale. C'era qualcuno prima che mi diceva che c'è stato un anno in cui ad agosto c'era il riscaldamento acceso, aveva il riscaldamento acceso perché faceva molto freddo. Comunque tutto benessere, tutto rigenerante. Come aria. Questa è una zona bellissima, appunto, come dicevo prima, a 2000 metri, e qua ci troviamo praticamente al Monte Sirente, giusto, Ginio? Sì, è uno dei monti che descrivono il parco Sirente Velino, quindi la catena del Monte Sirente che arriva a scarsi 2400 metri e la catena del Monte Velino che è di là, uh-huh. E che il Monte Velino arriva a 2487, è la terza cima più alta della regione Abruzzo dopo la Maiella e chiaramente il Gran Sasso. Io so che oltre ad essere il direttore di questo parco, tu sei anche un insegnante di sci, perché questa zona qua dell'Abruzzo, di Ovindoli, è famosissima ovviamente per il parco, ma anche proprio per sciare. Per gli amanti degli sci durante l'inverno, qua è il posto ideale. Ci sono queste piste di sci molto molto importanti, molto belle anche. E la neve era il nostro gioco. Quando noi eravamo bambini, tornavamo da scuola, si mangiava e ci cambiavamo e andavamo a sciare battendo la pista a piedi, perché allora non c'erano gli impianti e noi sciavamo a Ovindoli. Però anche per chi non ama sciare, perché non è così scontato che tutti amano e sanno sciare, si può qua fare anche altri tipi di sport. Ci sono diverse attività sportive, chiaramente da fare nel periodo primaverile estivo ma anche autunnale. Una di queste che ha preso tanto piede è proprio la bicicletta, sia sulle nostre strade asfaltate che comunque, ad eccezione di qualche arteria che è più trafficata, sono quasi delle piste ciclabili naturali, uh-huh. E sulle strade bianche ne abbiamo diverse. Noi abbiamo messo a sistema questo anello bike, il grande anello del parco, che ha ripreso il circuito del Campionato Italiano di Mountain Bike organizzato dal Comune d'Aielli, dal gruppo sportivo, in collaborazione con il gruppo sportivo di Avezzano, e lo stiamo estendendo per poter raggiungere tutti e 22 comuni più il comune di Raiano fino a 300 km. I lavori partiranno i primi di agosto per messa a sistema di quello che è esistente. Noi non tocchiamo niente perché, chiaramente, essendo il parco, dobbiamo avere una particolare cura, una particolare tutela verso quello che è l'ambiente. Però si può, perché la strada bianca che serve agli allevatori, perché questa è una strada chiaramente che viene utilizzata dagli allevatori per la transumanza verticale, per i pascoli alti, viene frequentata dalle bike, dalle mountain bike, dalle bike, ma qui direi anche dalle gravel. È molto frequentato. Infatti è importantissimo questo aspetto, sottolinearlo, perché appunto chi è amante anche di sport che non sono le sci, ma anche per chi ama le passeggiate, no? Ci sono sentieri assolutamente praticabili per chi vuole andare in agosto in montagna a farsi una bella passeggiata e prendersi pure il sole. 460 km di sentieri che fanno raggiungere tutti i posti più belli del parco. Sono tanti, difficili da governare, da elencare. Comunque sul sito del parco ci sono tutte le tracce, ci sono tutte le indicazioni, come sapete, e anche le difficoltà. Quindi c'è anche il sentiero per la famiglia, come per l'esperto trekking, certo. Con qualche anche strada complessa, anche qualche piccola ferrata. Quindi, insomma, c'è un po' di tutto da questo punto di vista. Invece per quanto riguarda l'agricoltura, la fauna, la flora, gli animali, io so che questi sono animali importantissimi che volevi elencarci anche. Beh, come ti dicevo, il parco regionale non ha niente da invidiare ai parchi nazionali, ma come area protetta. Qui si riscontra il 46% dei mammiferi presenti in Italia, l'orso, e poi c'è il lupo, che è l'animale, un altro animale simbolo dell'Abruzzo, da sempre presente in coesistenza con gli allevamenti ovini. Nel 1600 in Abruzzo c'erano circa 6 milioni di pecore. Poi c'è l'aquila, c'è il grifone reintrodotto dalla riserva orientata di Magliano del Corpo Forestale, dell'ex Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali. Insomma, ci sono
animali importanti, e anche dal punto di vista della flora, più di 1500 piante censite con 116 endemismi. Insomma, c'è di che divertirsi nell'ammirare questa potenza della natura. Ultima tappa che vediamo quest'oggi con il nostro Eginio è questa meraviglia, l'altra parte quindi del parco Silente Velino. Qua si vede il velino. Il velino non si vede, ma questa è la catena del velino, Piani di Pezza, un altro importante altopiano particolare, anche qui pascoli di alta quota. Lì in fondo a Capopezza parte il sentiero che arriva su al Rifugio Sebastiani, che è un sentiero molto visitato e gestito sia d'estate chiaramente, ma anche d'inverno. È una bella passeggiata, diciamo, dai Piani di Pezza per andare a Velino saranno 3 ore e mezza di camminata, i 4, e potete anche apprezzare la temperatura. Mamma mia, la stiamo apprezzando, infatti noi adesso andiamo verso la fattoria con te. Ci salutiamo, anche se appunto ci accompagnerai in questo viaggio, ma comunque ci salutiamo, e quindi grazie mille intanto per questa piccola introduzione qua al Parco Silente Velino. Grazie a voi e vi aspettiamo, siamo assolutamente qua. Assolutamente, andate a vedere il sito del ricordiamolo, parco, certo. Ricordiamo anche il sito. È il sito parcosilentevelino.it. Con tutte le informazioni, certo, del caso, se volete visitarlo e fare le diverse attività, quindi mi raccomando. Andiamo avanti! Che saremmo arrivati in un posto meraviglioso. Rimaniamo all'interno del verde, ma qui siamo anche circondati da tantissimi animali. Infatti siamo arrivati in fattoria. Vi presento subito colei che ha creato tutto, Cristina. Ciao Cristina, ciao, piacere di conoscerti, grazie mille per averci invitato qui nel tuo regno. È un piacere. Animale, della terra, della natura. Una storia bellissima quella di Cristina, perché da Roma ti sei trasferita, sì, e sei venuta, sì, qua in mezzo al verde, in mezzo agli animali. Raccontaci un pochino, come mai? Allora, è sempre stata una mia passione l'amore per la natura e per gli animali e per l'Abruzzo, perché comunque sia per la montagna, sia per la cultura, l'arte, eccetera, mi ha sempre affascinato, mi è sempre piaciuto venire qua. Poi ho deciso, perché no, iniziare a aprire il famoso cassetto che abbiamo tutti con il nostro sogno e realizzarlo qua, perché era uno dei posti più belli che ho mai visitato qua in Abruzzo. E ho deciso di intraprendere questa attività, pur non avendo la benché minima esperienza né di agricoltura né di allevamento. Quindi ho iniziato, diciamo, da zero, completamente incosciente, però cosciente che era una forza dentro di me talmente forte che non riuscivo più a contenere. Quindi a 40 anni, una ventina d'anni fa, ho iniziato dal niente, perché qui non c'era assolutamente niente, nemmeno un albero. Tutti quelli che vedi li abbiamo messi noi nel corso di questi 20 anni. E niente, finalmente comincio a vedere quello che ho sempre sognato. Quanti animali ci sono? Perché appunto, come ho detto un po' nell'introduzione, qua vediamo un bellissimo... Jack Russell, un po' vecchietta. Jack Russell, vecchietto di 15 anni, sì, all'incirca, sì, sì, più o meno. Ma lei, sì, è solo una delle tante, sì, perché qua ci sono tantissimi. I cani non ci mancano. Guarda quanti ce ne sono, tutti buonissimi, tutti, sì, gentilissimi. Sì, 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 abituati alle famiglie, ai bambini che vengono a visitare, che vengono a condividere con noi le varie attività che proponiamo. Abbiamo ovviamente tutti gli animali della fattoria, dalle galline, oche, per arrivare ai coniglietti, le capre, ecco là c'è il maialino che si è fatto vivo, perché finalmente di solito è molto freddoloso e non esce, gli asini, e questi sono più o meno tutti gli animali che gestisco io per quanto riguarda la fattoria didattica. Poi mia figlia ha i suoi cavalli e un piccolo ha intrapreso da qualche anno un allevamento proprio
di cavalli. Ma quando uno pensa al lavoro, effettivamente poi pensa anche a degli orari, no? Si stabiliscono degli orari di inizio e di fine, mentre quando si lavora qua nella natura con gli animali non c'è un inizio e una fine, ci si sveglia e si va a dormire lavorando in qualche esatto. modo. Esatto, si va con il sole in pratica, perché gli animali seguono l'andamento della luce, quindi non hanno la domenica, non hanno Pasqua, non hanno Natale, loro mangiano comunque, devi pulirli, accudirli, e quindi non c'è mai fine. Però questo non esserci fine può sembrare gravoso, pesante, in parte lo è, però se è una scelta di vita, come nel mio caso, nel nostro caso, è un lavoro bellissimo che ti dà tanto. Devi dare tanto anche te, ma poi gli animali, la natura, le coltivazioni ti danno anche tanto. Altrettanto. Qui, come dicevi appunto, fattoria didattica, laboratori didattici, vengono bambini, vengono famiglie, vengono anche magari scolaresche, sì, proprio a fare queste, sì, attività, ma si può pure mangiare? Io vedo lì che c'è un... Allora, d'estate abbiamo organizzato un piccolo ristoro per merende, più prevalentemente merende, fatte con la farina di un grano antico che coltiviamo qua, un grano antico abruzzese che si chiama Solina ed è molto famoso qui nella zona, ma comincia a esserlo anche al di fuori della regione. E lo coltiviamo e poi io faccio direttamente la farina con il mio mulino, e con questa farina integrale poi faccio ciambelloni, crostate, dolci che poi offriamo alle persone che ci vengono a trovare. Allora andiamo a vedere i mulini, andiamo a vedere, sì, le farine, andiamo a vedere, okay, la parte didattica. Perfetto. Andiamo. Appena siamo entrati ho visto subito queste uova, perché appunto poi tu con i bambini andate proprio a raccoglierle, come funziona? Sì, le raccogliamo e soprattutto vediamo la differenza tra varie tipologie, varie razze di galline e degli altri animali che abbiamo, oca, papera, faraona, eccetera. E di solito inizio a far vedere questa, okay, che è quella più grossa, che è di oca. Okay. Poi abbiamo quella di papera. Eccola, poi quelle più piccine, esatto, che mi stavi incuriosendo. Queste qui sono di quaglia. E queste qua invece sono quelle, queste sono classiche, di gallallina ovaiola, che sono quelle più maggiormente diffuse, quelle, esatto, che troviamo, quelle al supermercato, sì. E poi abbiamo la gallina livornese, la bianca, che fa l'uovo bianco, quindi il piumaggio, il colore del piumaggio influisce sulla colorazione dell'uovo. Perfetto, quindi appoggiamo. Quindi la biodiversità anche nella produzione delle galline. Nella forma delle uova. Invece ci avviciniamo di qua, finalmente qua vediamo tutti i diversi, diversi tipi di farina, raccontaci un pochino. Sì, questi, allora, qui siamo a circa 1400 metri, quello che viene bene sono i cereali e i legumi, tradizionalmente, poi è stata un po' abbandonata l'agricoltura, ma qualcun altro sta cominciando a riprendere. Qui abbiamo il farro, con la sua relativa farina. Questo invece è il grano Solina, con la farina sempre. Questa qui invece è la segale, sempre con la sua farina. Quindi praticamente il segale, che poi in realtà sembra, quando si fa il pane, scurisce, esatto, sì, sì, in realtà è bianca, è un pochino più scura, perché adesso magari la luce non ci aiuta, però ecco, questa per esempio è una farina, sì, cosiddetta, okay, normale, vede, sì, quelle che troviamo in commercio solitamente, al di là che questa è una 00 e questa è integrale, però la base di partenza è proprio diversa, è molto, sì, più, sì, scura. Hai ragione. E invece questo? Questo è il grano Solina. Ah, ok, questo qua è il grano Solina, sì, quindi da qua si parte, vai. Sì, ecco, qui ci sono le spighe. Adesso ti lascio fare, ti lascio azionare. Sì, tra l'altro è una delle prime volte che uso questo mulino, che ho preso da poco, proprio perché ho la passione per i cereali
e le farine. Prima andavo con quello piccolino, però adesso forse è giunto il momento di aumentare. È moderno, però è tutto in legno e mi è piaciuto proprio per questo, ed è comunque a pietra. Dentro ci sono due pietre che quindi non scaldano troppo la farina. Questa è la farina integrale. Integra nel senso che non è stato tolto niente dalla macinatura del grano. Solitamente la farina integrale commerciale è una 00 con l'aggiunta di crusca, okay. Perché la crusca non aiuta molto la manipolazione, è un po' più complicato lavorare la farina. Dal punto di vista organolettico è il top, però è un pochino più difficile. Però io uso sempre solo questa completamente integrale. Questo è giusto per far vedere con il setaccio quello che succede. Questa che abbiamo tolto è la crusca, è la parte esterna che riveste il chicco, e questa è quella interna, che comunque è sempre più scura rispetto alla famosa farina, diciamo, moderna. Ecco qua. È lo stesso colore del chicco, perché il vestito, diciamo, del chicco è la crusca. E quando vengono qua i bambini, le scolaresche, anche loro si dilettano in qualche modo a creare. Infatti la finalità è come toccare gli animali, accarezzarli, dargli da mangiare, capire quello che gli fa bene e quello che gli fa male. La stessa cosa quando entriamo in laboratorio, partiamo proprio dalla spiga. Okay. Capire come esce dalla spiga il chicco, come si macina, come si esclude la crusca dall'interno del chicco, e si manipola, nel senso che devi sentire, toccare. Devi anche annusare, perché quando esce questa farina dal mulino ha un altro odore, cosa che i grani moderni non hanno. Hanno una profumazione, soprattutto appena macinati, che il grano moderno non ha. Per quanto riguarda il polline e il miele, che vedo lì che ci sono anche il mondo delle api, il ciclo vitale della colonia delle api, anche vi occupate anche di miele? Allora, io ho avuto per 20 anni le api, e in questi ultimi 2 anni, per varie ragioni anche di tempo eccetera, non le ho più, però continuo a divulgare l'importanza di questo piccolo insetto, e quindi la conoscenza e quindi conseguentemente il rispetto. E dopodiché parliamo dei suoi prodotti, in particolare della cera. Uh-huh. Con la cera d'api facciamo candele e ciondoli di cera. Quindi spieghiamo cosa ne fanno, lo producono le api, cosa gli serve, e l'utilizzo che ne abbiamo fatto nei tempi passati e che facciamo anche adesso. Questo è un favo costruito dalle api con la cera che producono loro. Okay. Quindi è un elemento che producono direttamente, non vanno alla ricerca all'esterno di questo tipo di materiale, ma lo producono direttamente loro. All'interno viene messo il miele. Mm-hmm. Quando si smiela si prende la cera, si squaglia, si filtra e si creano dei panetti. Questo è un frammento di panetto. Con questo poi si squaglia a bagnomaria, si fonde, e io faccio sia candele che ciondoli di cera, ma si possono fare creme, si può utilizzare per ravvivare il legno. Tantissimi modi. Ma per la pelle ha proprio dei benefici? Sì, ma io quando lavoro la cera, che magari squaglio e ho a contatto con la cera tiepida,
Dopo ho la pelle molto più liscia e molto più morbida, è proprio naturale, anche semplicemente solo la cera. È chiaro che poi nelle creme vengono inseriti anche altri elementi, però la cera di per sé ha un forte contributo all'idratazione ed è molto emoliente. A questo punto, se il maialino vuole farsi accarezzare, io andrei a conoscerlo. Proviamoci. E poi ti salutiamo. Qua ci sono i tuoi amici, sì, che non ci abbandonano mai, sono sempre stati con noi. Andiamo tutti insieme, andiamo! Alla fine il percorso appunto finisce qui in dolcezza con crostate, ciambelle che produci proprio tu con la farina che mi hai con messo la farina. Prima. Come le hai cucinate queste, preparate? Queste le ricette sono assolutamente quelle tradizionali. Quello che è importante nel sapore e anche nella qualità è il grano Solina. Quindi un grano antico, quello che abbiamo fatto noi, non è nemmeno chilometri zero perché siamo a meno di 200 metri dai campi di grano. E questa è fatta con la mele cotogne marmellata fatta sempre da me, uh-huh, e quello è un ciambellone sempre a base di grano Solina. Se volete le tagliamo una fettina. Vai, taglia pure. Freddo, ci facciamo un brindisi con la tisana. Questo ovviamente poi è quello che verrà offerto anche ai bambini, giusto? Esattamente. Quindi se vogliono avere informazioni, vogliono venire qua da te a visitarvi e a trovarvi, come possono fare? Allora, io sono su internet, si può vedere il sito o sulla pagina Facebook In Fattoria, Rocca di Mezzo. Perfetto, quindi mi raccomando, venite a conoscere il mondo degli animali più da vicino con la nostra Cristina e tutta la sua famiglia e con questa bellissima tisana. Cine, noi ciao, dopo andiamo a mangiare. Grazie mille. A voi. La fattoria e i bellissimi animali, ci è venuta fame. Siamo arrivati a Rocca di Cambio per un pranzo con i fiocchi, con i prodotti tipici proprio abruzzesi. Siamo qui al caminetto, vi presento subito il titolare, il signor Pio. Pio Di Stefano, sì. Pio Di Stefano, sì, buongiorno, sì, buongiorno Pio, facciamoci subito un cominciamo brindisi, subito, va cominciamo bene. Subito con un bel bicchiere. Salute. Di vino, cos'è, Montepulciano? Montepulciano d'Abruzzo. D'Abruzzo, vai. Per brindisi. Una nostra scelta per te, abbiamo preferito mettere tutti i vini locali abruzzesi e non andare oltre. Scompiare. È corretto, siamo in Abruzzo e quindi siamo è importantissimo quindi stare per, qui. Sì, proprio per lanciare questi vini che sono molto buoni, sono apprezzati in tutto il mondo. Vai, allora salute, facciamo sì, un brindisi. Salute. E adesso vai. Iniziamo poi la nostra chiacchierata, vai. Andiamo. Il Montepulciano è sempre il Montepulciano. Molto, molto buono. Molto, molto buono. Allora, il caminetto. Io, quando apri il caminetto? Il caminetto... Quanto tempo fa? Nel 1964. Quindi qualche anno fa. Qualcuno, dai. Qualcuno. Non troppi. Fu un'iniziativa dei miei genitori e noi nell'89 abbiamo ripreso l'attività rilevando il locale. E quindi dall'89 abbiamo fatto una gestione nostra familiare. Posso dire che è molto bella perché voi vedete solo qua in questo momento la parte superiore, ma in realtà se si va giù sì, è stupendo, ci sono proprio ci queste sono salette sale private. Sono salette private, poi c'è oltre le salette private c'è il giardino fuori che utilizziamo nel periodo estivo. Esatto, l'ho visto, c'è anche una vista panoramica. Sì, c'è un panorama dove si vede sì, tutto l'altipiano delle Rocche. Mamma mia, stupendo. Ma tu hai sempre avuto la passione per la cucina, per i piatti tipici?
La passione per la cucina viene man mano che uno lavora, più lavora e più c'è la passione. Però può essere anche al contrario. Io lo dico per esperienza, perché è stato così. Noi abbiamo cominciato senza conoscenze, solo qualche conoscenza della cucina. Poi man mano che siamo andati avanti con gli anni, abbiamo cominciato a studiare i piatti, a rivisitarli. Quindi la nostra cucina è basata su prodotti tipici locali e poi sono piatti tipici del luogo, e abbiamo rivisitato alcuni piatti regionali facendoli nostri. Ma ad esempio, perché qua non conosciamo noi i piatti tipici, quando uno pensa all'Abruzzo vengono subito in mente le arrosticine, ma ovviamente la cucina abruzzese non si limita solo agli arrosticini, molto più ampia. Non si limita solo agli arrosticini, perché ci sono piatti. Io parlo per quanto riguarda i nostri piatti, abbiamo piatti particolari che utilizzano prodotti, ingredienti a chilometro zero, quindi abbiamo lo zafferano nei nostri piatti, abbiamo il tartufo, abbiamo i porcini, e sono tutti ingredienti che troviamo in loco. Io so che c'è anche due tipi di pasta molto molto utilizzata. Ma qua, sono gli spaghetti alla chitarra, che sono la son preparata. E poi noi facciamo le fettuccine con ricotta e zafferano e guanciale abbrustolito, e poi abbiamo anche i ravioli. Mamma mia, con cosa dentro? I ravioli con ricotta, spinaci, il classico proprio, ricotta e spinaci. Tanto Pio, io so che tra pochissimo noi mangeremo, anzi qua, questa tavola si riempirà di prodotti tipici, ma prima di arrivare ai piatti volevamo sapere, perché abbiamo saputo anzi, che Pio, tu sei un poeta, ma scrivi poesie. È un hobby, è un passatempo. Raccontaci questo hobby. E questo hobby è cominciato nel 2004, fui invitato a una manifestazione che si fa all'Aquila per Sant'Agnese il 21 di gennaio. Perché Sant'Agnese all'Aquila è ritenuta la padrona del pettegolezzo, e quindi io partecipai la prima volta lì, vinsi per quanto riguarda la poesia in dialetto, e da allora, preso da questa nuova voglia di scrivere, perché ho sempre scritto per i giornali, ho collaborato anche con Il Tempo Nazionale, con altri testate locali, e poi da allora ho cominciato a scrivere anche poesie. Ho scritto qualche libro, però i libri sono tutti basati sulla storia di Rocca di Cambio, sui suoi personaggi, sui monumenti, su tutto quello che poteva interessare, perché non ce n'era fino a quel momento una guida, chiamiamolo guida, che per i turisti, che dove fosse spiegato la nascita del paese, tutta la sua storia. A questo punto, se sei d'accordo Pio, andiamo in cucina, vai. E do il via. E io ti aspetto qua. Va bene. Vai! Una tavola bella ricca, signor Pio. Allora, raccontaci un pochino i piatti. Da dove partiamo? Abbiamo iniziato con questi piatti perché fanno parte normalmente dell'antipasto, tranne l'agnello, delle costolette d'agnello panate. Quindi qui vediamo le peschette al tartufo con pecorino. Sono proprio le pesche, il frutto, che vengono raccolte piccoline, chiamate peschiole, e vengono lessate in acqua aceta e messe in olio tartufato, e poi noi abbiamo abbinato il pecorino proprio per togliere quel sapore forte del tartufo. Ok, perfetto. Qui invece abbiamo il pecorino pastellato. Qui abbiamo le pallotte cacio e uova. Sì, come sono fatte? Le pallotte cacio e uova sono fatte con pane raffermo, un impasto di pane raffermo, parmigiano e pecorino. Lì invece abbiamo gli arrosticini, è inutile parlare degli arrosticini perché sono conosciuti in tutto il mondo. Esatto. E qui invece abbiamo le foglie di salvia pastellata. Okay. Quelle sono costolette, per queste riguardiamo i secondi, le costolette d'agnello, che però è un piatto tipico, il classico costolette d'agnello panate, che va molto, e quindi noi lo prepariamo giornalmente per poterlo servire.
Antipasti conclusi, sono arrivati ben 4 piatti, primi piatti. Allora Pio, raccontaci un pochino. Questi sono i piatti più rappresentativi che abbiamo. Ok. Che ne facciamo nel menù, ce ne sono 13 di primi piatti. Questi sono i più importanti, diciamo. Questi sono quelli che sono più richiesti e che riscuotono sempre molto successo. Allora, partiamo qui, da questo. Sì. Queste sono le chitarre aquilane. Le abbiamo chiamate aquilane per lo zafferano, perché è famoso lo zafferano di Navelli in provincia dell'Aquila. Queste invece sono le chitarre del pastore perché c'è la ricotta. Okay. Quindi qui c'è ricotta, pancetta e peperoncino. Okay. Passiamo all'altro piatto, abbiamo le strengozze, broccoli, pancetta e pecorino. Okay. E qui invece abbiamo i ravioli del Volvo. Quelli che mi hai detto prima, sì, con lo zafferano. Sì. Sempre? Sì, con lo zafferano, con ripieno sempre di ricotta e spinaci. Perfetto. Il ripieno classico, però quello che lo distingue è la salsa a base di zafferano. Va bene, allora andiamo all'assaggio? Va bene, partite. Grazie mille. Ci mancherebbe. Andiamo. Ma ricordiamo anche di venire da voi qui al Caminetto, assolutamente. Ricorda anche a loro quando siete aperti, in che giorni della settimana? Noi siamo aperti tutto l'anno, tranne il mercoledì, che è il nostro giorno di riposo settimanale. Se no, poi in questo periodo sempre. Di bassa stagione apriamo soltanto nei giorni feriali, apriamo soltanto il lunedì a pranzo, il martedì a pranzo, il giovedì a pranzo, mentre il venerdì e il sabato l'intera giornata. E la domenica mezza giornata solo a pranzo. Sei stato precisissimo, grazie, Pio, grazie. C'è niente da dire, quindi mi raccomando, diciamolo anche loro, venite qui ad assaggiare tutti i piatti territoriali abruzzesi. Però adesso Pio ti lasciamo. Grazie. Ci prendiamo un caffè volante, ma va ti bene. Lasciamo perché dobbiamo andare nell'ultima tappa del nostro pop in giro per va te. Bene. Andiamo. Ciao, grazie. Ultima tappa del nostro pub in giro per te qui in Abruzzo è un albergo diffuso che adesso il titolare Antonio ci spiegherà. Siamo a Fagnano, quindi ci siamo spostati veramente di pochissimo da Ovindole, siamo arrivati in questa struttura molto recente, possiamo dire così, giusto Antonio? Molto molto recente, appunto a Fagnano, una cittadina qua vicina. Qua abbiamo sempre il parco di questa mattina, quindi il parco è talmente grande che racchiude tantissime città, è accanto a tantissime città, e questo ovviamente è la tua struttura. È un albergo diffuso, raccontaci un pochino cosa vuol dire, qual è stato il tuo progetto iniziale. Allora sì, intanto vi ringrazio dell'intervista, volevo dirvi questa cosa, che l'indomani del terremoto eravamo indecisi su cosa fare, se restare o andare via. E insieme a mia moglie nel 2009, sì, certo, sì. Certo. Quindi a distanza poi di 10 anni noi abbiamo inaugurato questa struttura, che di fatto è un progetto mio e di mia moglie, ma fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale, perché ovviamente abbiamo deciso di investire su questi territori. Abbiamo praticamente realizzato in questa che era la nostra casa, casa Carluccio, mio nonno, le prime 3 camere matrimoniali, abbiamo una piccola spa con la piscina esterna e sulla parte sommitale invece del borgo ci sono le altre 4 camere matrimoniali. Il progetto si completa in questo primo lotto con la gestione del ristorante, dove praticamente abbiamo una cucina tradizionale abruzzese. Cuciniamo il cinghiale con la filiera corta del parco, perché il parco ha realizzato questa filiera, penso una novità assoluta, e prodotti solo locali e vini rigorosamente abruzzesi. Quindi questa è la nostra struttura ricettiva, che ovviamente ci apprestiamo a riaprire adesso in occasione della prossima stagione estiva. Esatto, altamente territoriale. Ma come stavi dicendo, tu e tua moglie appunto eravate indecisi, no? Perché il terremoto del 2009, sappiamo tutti, ero piccola, ma me lo ricordo ancora, che ha colpito la città dell'Aquila, ma comunque anche tutte le cittadine qua accanto. Molti appunto hanno deciso di andarsene, mentre cos'è che alla fine ti ha fatto rimanere qui? Qual è stata la spinta di dire apriamo questa grande impresa, questa grande azienda, per in qualche modo dare di nuovo valore a questo territorio fortemente danneggiato in quel periodo?
Beh, intanto è un luogo che a me ha dato tantissimo in termini di affetto e ecco di emozioni. Basta affacciarsi da questo terrazzo e vedere la bellezza di questi luoghi che nulla hanno da invidiare ad altre realtà. Quindi dall'amore di questa terra, di questi luoghi, noi abbiamo deciso di fare questa cosa. Quindi abbiamo detto, ma non si può andare via, oppure i giovani devono andare via necessariamente. Si può anche vivere in queste realtà in maniera molto ma molto faticosa, ma da buoni abruzzesi siamo tenaci. E quindi ecco, abbiamo avviato questa idea imprenditoriale anche ispirandoci a ciò che è stato fatto in altri luoghi molto belli nella regione Abruzzo. In particolare mi riferisco a Santo Stefano, dove c'è un'esperienza di albergo diffuso insomma molto ma molto interessante e altamente qualitativa. Siamo ovviamente anche al centro di una serie di emergenze storiche monumentali come dei santuari. Qui abbiamo il santuario rupestre che è a San Rocco, nel comune proprio di Fagnano. Abbiamo a pochi chilometri la chiesa del Santo Pellegrino, che è fra le più belle d'Abruzzo, la chiamano appunto la Cappella Sistina d'Abruzzo, oltre a una serie di emergenze presenti su tutta la valle in maniera diffusa. Ci sono una serie di borghi che secondo me sono di una bellezza eccezionale. Quindi diciamo meritano che vanno valorizzati. Esatto, non si sta fermi, si viene qui. Si può andare in giro a visitare tante bellezze italiane, ma anche se uno vuole stare fermo qui, comunque è un bellissimo panorama. Assolutamente sì. Questo diciamo può essere definito anche un po' un salotto esterno dove i clienti possono stare tranquillamente, giusto? Sì, sì, su questo solarium noi in genere serviamo gli aperitivi durante l'estate e ovviamente a bordo piscina possono poi tranquillamente prendere il sole o fare un bagno ammirando le nostre bellezze. Io a questo punto con te vorrei fare un giretto per tutta la tua struttura, quindi andiamo dentro. Vieni. Con molto piacere. Aggiungici, Giorgio. Ti raggiungo perché abbiamo visto che c'è tutta la parte esterna, quindi la piscina esterna, ma all'interno, se mai dovesse piovere, non c'è problema, perché qui ci si può rilassare nella spa. Raccontaci un pochino, cosa offrite qui come servizio? Allora, questa è una piccolissima spa, molto intima, ovviamente ai nostri ospiti nel costo della camera è incluso anche un'ora di spa, e c'è la possibilità di riservarla ad uso esclusivo, e disponiamo di un bagno turco, di una mini piscina jacuzzi, una sauna e una zona tisaneria, quindi chi viene qui può rilassarsi in assoluta tranquillità durante praticamente il soggiorno. Quindi è molto molto apprezzata, perché noi abbiamo lasciato praticamente lì dove potevamo tutto ciò che in effetti era già presente, quindi noi abbiamo realizzato soltanto alcuni accessi, alcune cose ovviamente dotandole di tutte le apparecchiature che vedete, ma questa difatti era la stalla una volta, quindi dell'immobile quando si viveva in questi borghi. Allora, eccoci. Allora, questa invece appunto siamo dove ci sono le stanze, piano sopra. Così. Esatto, questa è la Carluccio 2, che è una delle tre camere che sono praticamente presenti in questo stabile. La particolarità di questa camera è che ha un bagno con la vista sulla valle e una piccola vasca di massaggio. Ed è molto grande, tra l'altro si chiamano tutte Carluccio perché è il tuo nonno. Perché l'immobile è casa Carluccio, quindi Carluccio 1, 2, 3 e di là invece Ercolino 1 fino a 4. Abbiamo anche un appartamento per diversamente abili, in modo tale che possiamo consentire diciamo l'accessibilità anche alle persone che non possono fare le scale, assolutamente, con una rampa. E l'altra particolarità è che nella stanza, nell'edificio di Ercolino, abbiamo invece una camera a piano terra che dà l'accesso su un ampio giardino dove ospitiamo praticamente gli ospiti con i loro amici a quattro zampe, quindi praticamente c'è un giardino completamente esclusivo, quindi pet friendly. Siete anche dog friendly, cat friendly. Perfetto, perché ad oggi è importante, perché molte persone magari non si possono permettere di andare in vacanza proprio perché non sanno dove lasciare questi animaletti. È una delle più grandi che abbiamo. Stessa struttura, quindi sempre per due posti, però la particolarità è che c'è il camino. Sì. Si può accendere? Cioè, nel senso, non adesso ovviamente, ma si può accendere, assolutamente, ci si può riscaldare. Ma qua io ovviamente rispetto a Vendoli siamo scesi di molto, quindi siamo a 700 metri di altitudine se non sbaglio. Com'è la temperatura in estate? D'estate si sta molto bene.
devo dire sinceramente che negli ultimi anni c'è un po' più di caldo, però cerchiamo sempre di mantenere quella ventilazione naturale come si faceva una volta nell'apertura e la chiusura, diciamo, degli scuri al mattino o alla sera, in modo tale da consentire alle camere di raffrescarsi, diciamo, naturalmente. E riusciamo. Certo, in alcuni punti della giornata, diciamo, la temperatura sale, però mediamente i nostri ospiti sono o fuori o a bordo piscina. Quindi mi raccomando, diciamolo anche a loro, vi aspettiamo abruzzesi, sì. Anzi appunto turisti da tutte le parti del mondo, ma anche abruzzesi a questo assolutamente punto. Sì, vi aspettiamo. Quindi mi raccomando, venite grazie. Qui che il nostro Antonio vi aspetta. Grazie, grazie a voi. Abbiamo lasciato Antonio, ma concludiamo questa bellissima puntata qui in Abruzzo con Francesco D'Amore, il sindaco di Fagnano, questo bellissimo borgo, ma anche il presidente del parco. Abbiamo visto questa mattina, ormai era qualche ora fa, il direttore, ma adesso appunto era doveroso anche concludere con lei. Questo bellissimo territorio che è importante dal punto di vista agricolo, dal punto di vista anche turistico, infatti abbiamo parlato con Antonio di quanto deve essere importante valorizzare il territorio affinché venga sempre più conosciuto, no, sindaco? Assolutamente sì. Noi come amministrazione, insieme a tutti gli altri colleghi e con il parco stesso, che è permesso come organo sovraordinato di coordinare al meglio, oltre a valorizzare l'economia locale, che è quella di un'agricoltura d'eccellenza, come avete visto con il tartufo, lo zafferano, l'orzo per i birrifici, che è quella che ha creato sempre economia in questo territorio, stiamo lavorando in questi ultimi anni su un turismo sostenibile, lento, infrastrutturandolo con sentieri, cammini, piste ciclabili, la valorizzazione del treno del parco e in sinergia con i vari comuni abbiamo avviato tutto questo. La ricostruzione è in atto, come potete vedere, e alla luce di questo stiamo cercando di creare una ricettività diffusa che ci serve necessariamente per ospitare appunto i nostri turisti. Ci siamo spostati, Francesco, perché è iniziato a piovere, esatto. Ma è anche la bellezza appunto della natura, perché qui avete un clima anche molto differente, nevica, fa freddo, fa caldo, questo è un pro o un contro alla fine della fiera? Ma sicuramente così instabile non è che ti permette di organizzare tanto, però è un fenomeno che sta avvenendo un po' in tutta Italia in questi ultimi anni, altrimenti come clima qui, diciamo, un po' di neve l'inverno c'è, l'estate si sta molto bene perché è un clima molto asciutto, quindi c'è caldo sì, ma la sera si dorme, bisogna mettersi sempre un maglioncino. Vogliamo invitare anche tutti coloro che non conoscono questo bellissimo territorio a venire qua a passare le proprie vacanze, sia estive che invernali, perché c'è tanto buon cibo, c'è tanta bellezza, tanta natura, c'è tutto. Assolutamente sì, vi aspettiamo. Assolutamente sì, e io ovviamente oltre a invitarvi a venire qua in Abruzzo con Francesco e Gino, tutti appunto coloro che avete visto quest'oggi, vi do appuntamento settimana prossima dalle 18 alle 19 per scoprire un'altra meravigliosa regione, sempre con Pop in giro per te. E quindi come sempre vi aspetto. Ciao! Grazie.